So perfettamente cosa vorresti sentire, so perfettamente che fa male, per quanto Sainz in conferenza stampa abbia detto che non se l'aspettava, in realtà delle avvisaglie le avevamo avute. Non lo so, Bottas in Arabia Saudita, problemi sul riscaldamento, Guanyu Zhou a Miami, problemi alla pompa dell'acqua, lo stesso Zhou, problemi alla Power Unit in Spagna, sempre in Spagna Power Unit Charles Leclerc. Poi ci aggiungiamo anche Baku, problemi alla Power Unit per Leclerc, probabili problemi per Magnussen, sempre alla Power Unit, Sainz e Zhou, problemi all'idraulica, sempre a Baku. È evidente che prima qualche problema c'era, ma non si è manifestato. Vorrei gridare, lo sapete meglio di me quanto io sia emotivo. Vorrei esplodere in questo momento. E fidatevi che sul momento i santi li ho tirati. Poi se ci aggiungiamo Monaco con la strategia sbagliata, capite che è difficile rimanere tranquilli. E non è sfortuna. Non lo è. La fortuna è quella che puoi avere quando rientri ai box e in quell'istante esce la safety car. Lì Verstappen, per esempio, è stato fortunato. Ma da lì a dire che questa fortuna ti cambia il mondiale, non sono d'accordo. O almeno sarei di questa parrocchia se per Red Bull e per Ferrari tutto andasse per il verso giusto. Sono deluso, sono delusissimo. Per carità, su questo non si discute, anzi triste. Ma chi sono io per criticare da casa? I problemi ci sono evidenti ed è necessario cambiare. Non devo dirlo io, penso si capisce dei risultati, no? E ripeto, per quanto siano meno gravi o sono stati scontati in maniera diversa, ce li ha anche Red Bull. Con questo non voglio dire che Ferrari è tutto a posto, non è tutto a posto per niente, anzi non mai, non è per nulla tutto a posto. Ma le parole di Sainz oggi mi stanno tranquillizzando. Perché quando si è avvicinato in conferenza stampa, un pilota che è attaccato perennemente da inizio anno e sempre attaccato e ti dice: in questo momento abbiamo bisogno di essere uniti perché stiamo nella merda essenzialmente. Io mi sto zitto perché loro sanno qual è il problema. Perché adesso cosa c'è da dire? Doppio zero, doppio ritiro. Anzi, quanti ritiri tra i motorizzati Ferrari oggi? A cosa servo io? A niente, posso alimentare un clima d'odio. Non lo voglio fare. Sanno che stanno nella merda. Lo sanno. Tutti sono delusi. Però per tutti coloro che hanno iniziato a seguire la Formula 1 quest'anno, ragazzi, abbiamo superato il 2014, abbiamo superato il 2020. I più vecchi hanno superato altre annate. Io, queste due, l'unica che ho vissuto, le peggiori. Potrebbe essere un 2018 bis. È presto. Il campionato è lungo. Non deve essere una scusa. Però è vero. Il campionato è lungo. E finché la matematica non ti incastra, io sono qui, seduto. Commento. E ormai sono 6 post-GP che commento. Con la delusione della Ferrari. Alla fine sta andando male, sì, ma perché ci siamo posti un obiettivo superiore a quello che era alla base. Non sono d'accordo con le parole di Binotto che non vuole mettere pressione al team perché l'obiettivo era tornare a essere competitivi. Sì, ma se hai la macchina che può lottare per la prima posizione, tu ti impegni al massimo per portarla in prima posizione. Questo sia chiaro. Poi, se fallisci, la tua stagione è comunque da 6 e mezzo, 7 quello che è, perché dovevi portare la macchina al secondo posto e l'hai fatto. Ma non porsi come obiettivo adesso, oddio, dopo Baku non lo so. Ma facciamo in Spagna, a Monaco, la vittoria? No, mi dispiace Mattia, io ti supporto, ti stimo e non sono assolutamente uno di quelli che dice Binotto out, ma non sono d'accordo. Per quanto capisca questa posizione, perché è comunque una mossa politica, da supporter della scuderia di Maranello non mi piace sentirlo dire. Anche perché lo sguardo di Leclerc parla chiaro. Per quanto pensi che Charles ami la Ferrari e difficilmente la lascia, questo non gli fa piacere. Ragazzi, la faccia di Leclerc è stata brutta. In conferenza stampa, per carità, è stato molto buono nel saper gestire le parole. Un ragazzo intelligente, lo sapevamo, nel suo modo di approcciare la pista, nelle strategie e anche come guida. Si capiva che era non è stupido. Però è eloquente che Charles non è sereno. Non penso che la Ferrari perda Leclerc, ma così non deve andare. Anche perché, ragazzi, la macchina è competitiva. L'affidabilità non doveva essere un problema. La macchina è competitiva. Il problema è che questa diapositiva si sta ripetendo troppo spesso. E non può succedere perché a Jeddah magari sei stato sfortunato, dovevi vincere, ma ha vinto Max. E ok, Monaco doveva essere una prima posizione. Se non erano 25 punti, doveva essere la seconda posizione. Oggi i due Red Bull hanno fatto una grande gara. Sontuosa per entrambi i piloti. Per sicuramente sarà iracondo per aver ricevuto dopo solo una gara dal rinnovo ordini di scuderia. Io pensavo lasciassero via libera, cosa che non è accaduto alla prima gara. Questo sarà argomento di dibattito. Poi capita che a Imola sbagli Leclerc. Però una gara su 8 me l'ha sbagliata Charles. Ma è l'unica certezza che ha il team di Maranello. Il pit stop a volte lo fai in 1.8, fai record mondiale e poi lo fai in 5.4. Le strategie, a Baku l'hai fatta perfetta, hai reagito al problema di Sainz perfettamente. Hai sfruttato quello che era un tuo problema per portare a casa la vittoria. Il punto è che a Monaco me l'hai sbagliata, allora cosa vogliamo fare? E poi l'affidabilità, quello che era il tuo migliore amico, il tuo alleato.
sta diventando il tuo peggior incubo, il tuo peggior nemico. Con ciò nulla a togliere a Verstappen e a Perez, gara sontuosa per entrambi, primo e secondo meritatissimo, su questo non ci piove. Terzo, George Russell, avessi la stessa costanza di George Russell sullo studio, sarei un fenomeno. In top 5 per 8 gare, avrei un Nobel di letteratura a 22 anni. Nulla da dire, il pilota inglese sapevamo che era un fenomeno, ha approfittato poi degli out Ferrari, la top 5 comunque era sua e nessuno gliela toglieva. Quarto, Lewis Hamilton, cavolo, Lanzini a un certo punto l'ha commentato come 37enne che ha mal di schiena, porca vacca. Il porpoising è un problema, onestamente a me non fa piacere vedere i piloti correre col porpoising, ma ne va la sicurezza del pilota. E se Hamilton si lamenta perché ha mal di schiena, ha mal di testa, lui magari accentua perché fa comodo a Mercedes, va benissimo, anche la politica qui in mezzo ci sta, però penso che possa essere un problema di salute per i piloti. Ed è un problema da risolvere. Quinto, Pierre Gasly, è rinato Pierre Gasly, finalmente un risultato utile per la scuderia Alfa Tauri. Cavolo, Tsunoda sfortunatissimo con il DRS tagliato a metà, problemi anche per lui, ma in generale la casa Red Bull soffre il DRS. Sesto, Sebastian Vettel, per fortuna mi conferma i passi gara, è lui che mi conferma che qualcosa di buono faccio nel pre-GP. Tra l'altro in battaglia va anche lungo, ragazzi, come l'ha rimessa in pista lui, rischiando anche il contatto con Tsunoda, se non erro, è rientrato in pista in maniera capolavoro, pericoloso, per carità. Oggi Seb era in forma, era if. Anche Alonso conferma i miei passi gara e conferma anche che Vettel poteva andare un pelo sopra Alonso, per fortuna. Ti ringrazio Fernandino. Tra l'altro, dopo tanta sfortuna riesce a concretizzare sopra il suo compagno di squadra, anche se la strategia di Ocon ha pagato. Norris, Ricciardo. Ricciardo ottavo, Norris nono. Scelta corretta, a parer mio, ripeto, non sono nessuno, la scelta di proteggere un pelo di più Ricciardo anziché Norris la reputo una scelta sensata. Perché Ricciardo nel bene o nel male la stagione la deve finire. È finire davanti al compagno di squadra, dopo un weekend così così, con una strategia alternativa che ha indovinato, fa tanto morale, dà fastidio a Norris, che ci ha provato fino all'ultimo disobbedendo quasi al team. Norris non sarà per nulla felice, ma è tanto. Poi che dire, chiamiamo la menzione ad honorem, tutti i motorizzati Ferrari out, tranne Bottas e Schumi. Ragazzi, meno male che c'è Bottas in undicesima posizione, non l'avesse portato a casa anche lui, la miglior Ferrari sarebbe stata quella di Mick Schumacher in quattordicesima posizione. Capite che qualcosa non va. È tutto compromesso? No, ma adesso non puoi più sbagliare, anche perché l'unica costanza che ha Ferrari è Leclerc, solo Leclerc.